carattere, ma... Risotto. Era piuttosto prepotente con noi. Cindy, il risotto è freddo e poco condito. Riscaldalo, adesso! Ragazzi, quanto ci vuole per due risotti e due pettini? 30 secondi per i risotti. Ricevuto. Bene. Chef Ramsay, ti dimostrerò che sono il leader che stai cercando. Ho tutte le carte in regola. Pettini in arrivo. Arrivano anche i risotti, chef. Pettini, chef. Risotto, chef. Il risotto è perfetto, Cindy. Grazie, Mary. Grazie. Mary ha fatto un'ottima impressione su Chef Ramsay durante il suo breve periodo al comando. Dov'è il contorno per i pettini? In arrivo, chef. Portamelo subito. Chef Andy è pronta a mettere alla prova il controllo qualità di Mary. Chef Andy, mi serve il Wellington. Ha realizzato il ripieno del Wellington con carne di agnello invece che manzo. Due Wellington, grazie. Grazie, chef. Forza. Quei Wellington erano troppo piccoli, c'era qualcosa che non andava. Non mi convincono per niente. Ci hai provato, Chef Andy? Sono una macellaia, conosco la carne, quello non era manzo. Chef Andy, mi servono due Wellington subito, questo è agnello, non manzo. Due minuti. Brava. Grazie. All'inizio non avevo grande stima di Mary, ma adesso le cose sono cambiate. Ora è una rivale temibile, ha le spalle larghe, è cresciuta molto. Mary, forza, ultimo tavolo. Sì, chef. Forza, gente, ordine, un branzino, un carré, un controfiletto, quanto? Due minuti. Quanto? Ricevuto. Ho fatto un figurone stasera. Fra tutti, credo di essere stata la migliore. In arrivo? Hai contorno il branzino? Bene. Ho riscattato il mio nome. Ben fatto, brava. Grazie, chef. Con Mary al comando, gli ultimi secondi possono fare il loro ingresso in sala. Ai tavoli. Servizio. E la squadra completa il servizio con stile. Ma con due chef sulla graticola, nessuno è dell'umore di festeggiare. Mi avete dato molto a cui pensare. Devo decidere chi di voi mandare in finale. Chef, prendetevi del tempo per riflettere. Voglio sapere perché meritate di andare in finale. Meditateci a lungo, chiaro? Sì, chef. Veloci, andate. Chef. Che serata, ragazzi. È stata dura. Alcuni di noi rimarranno delusi se pensano di essersi comportati bene in cucina stasera. Ad ogni modo, io so di meritare un posto in finale. Ognuno di noi pensa di essere all'altezza. Nessuno ha svolto un servizio perfetto, ma... siamo tutti degni di passare il turno. Sarò onesto, stasera Janelle mi hai messo in imbarazzo. I tuoi errori alla carne mi hanno creato non pochi problemi. Ho sempre pensato che Janelle fosse la mia rivale numero uno, ma oggi... Oh! L'ultima volta ti ho detto quello che pensavo e non mi tiro indietro adesso. Non rendi sotto pressione, sì. E durante il servizio di stasera me ne hai dato conferma. Ognuno di noi ha commesso qualche errore, ora non esageriamo. Mi danno tutti contro perché vogliono liberarsi di me. Ho sbagliato la cottura dell'agnello, tutto qui, il resto era perfetto. Se commetto anche un solo errore devo tornarmene a casa. Ma ho dimostrato di essere lo chef migliore qui dentro. Merito di passare il turno. Sapete, se la pensate così... va bene, ragazzi, non c'è problema. Ma sbagliate. Spero che Chef Ramsay la pensi come noi ed elimini Janelle. Due di noi se ne andranno, spero di non essere io. A chi lo dici? Bene. Cindy. Sì, chef. Perché pensi di meritare un posto in finale? Chef, da quando ho messo piede qui dentro ho dimostrato di avere grandi potenzialità. Merito di passare il turno, perché ho fatto passi da gigante in queste settimane. Quando ho alzato la pressione, io non l'ho delusa. E questo succederà ogni volta che mi metterà alla prova, può starne certo. John. A Las Vegas trasformerò il suo ristorante nel locale più competitivo del mondo. Non avrò pace finché non ci riuscirò. Più mi spronerà... più sarò spinto a dare il meglio. Mary, perché meriti di andare in finale? Ho talento e sono creativa. Penso di essere migliorata molto da quando sono qui e ho la stoffa del leader. Sono convinta di poter gestire il suo ristorante meglio di chiunque altro e sono disposta a imparare tutto ciò che vorrà insegnarmi, chef. Janelle. Sono determinata e ho grinta da vendere. Ho talento e grande creatività, ho un ottimo palato e non sono mai soddisfatta. Tendo alla perfezione e cerco sempre di fare meglio. Meglio di ieri, meglio del giorno prima e posso assicurarle che domani farò meglio di oggi. Prestate attenzione alle mie parole. Mai prima d'ora nella storia di Hell's Kitchen ho avuto così tante difficoltà a scegliere i due finalisti.
e ho preso la mia decisione. La prima persona a non andare in finale è... Cindy. Cavolo. Fai un passo avanti. Ascolta, hai un atteggiamento fantastico e un palato incredibile, ma non credo tu sia pronta a gestire quello che ho in serbo per uno di voi a Las Vegas. Sì, chef. Sei nata per cucinare. Grazie, chef. Ricordatelo. Sì, chef. Grazie. C'eri quasi. Grazie, chef. A te. Grazie infinite. Grazie. Grazie, è stato bello. Ciao, Cindy. Ciao, Cindy. Sono arrivata qui senza alcuna fiducia nelle mie capacità. Speriamo non mi caccino subito. Ho il cuore a mille. Tranquilla, non ti preoccupare. Pollo, chef. Congratulazioni, ben fatto. Sì, vai! Mi hanno offesa e criticata, ma non ho mollato. Cindy, sono talmente cotta che rimbalzano sul muro. Non ho ceduto sotto pressione. Ho camminato a testa alta. Ho dato tutta me stessa, il mio cuore e la mia anima. Però... è ottima. Grazie. Vincere le sfide e i servizi è stato fantastico. Prendi velocità. Vai, Cindy, puoi farcela! Sì, coraggio! Il vincitore di questa prova è Cindy. Sì, continui. Ottimo non lavoro. Ci credo. Congratulazioni. Sì. So di aver dato il massimo durante questa competizione. È incredibile. Sono venuta qui piena di dubbi. Non ero affatto convinta di essere uno chef. Adesso ne ho la certezza. È arrivato il momento di scoprire chi passa il turno per diventare capo cuoco del mio nuovo ristorante situato nel fantastico Caesar Palace di Las Vegas. Wow. La prima persona ad andare in finale è... Congratulazioni, Mary! Grazie, chef! Grazie. Ben fatto, infinite. Mary! Congratulazioni, Mary! Grazie mille! Non ci posso credere, sono in finale! Chi l'avrebbe detto che sarei arrivata fin qui? Mai avrei pensato di essere fra i finalisti di Ice Kitchen. Mary, uno dei concorrenti più forti di tutta la competizione. Nelle ultime settimane, mia cara, hai preso il volo. Grazie, chef. Sai, quando ti ho conosciuta, pensavo saresti durata 3 o 4 servizi al massimo. Ma la tua caparbietà e il tuo talento mi hanno fatto cambiare idea. Ben fatto. Grazie mille, chef. John, Janelle. Sì, sì, chef. È rimasto un posto. La persona che si unirà a Mary nella finale di Hell's Kitchen è... Nel prossimo episodio... Sono un passo dal diventare il prossimo capo cuoco. L'attesa è terminata. È rimasto un posto. John e Janelle. Sono più brava di John. Davvero, Janelle? Smettiamola con le str***e. Si giocano il tutto per tutto per affrontare Mary, la macellaia del Massachusetts. La persona che raggiungerà Mary nella finale è... Oh! Congratulazioni. Fantastico. Nella finale più grandiosa. Ce ne andiamo a Las Vegas. Las Vegas! Emozionante. Non sai mai cosa aspettarti. E spettacolare. Date il benvenuto che Hell's Kitchen abbia mai visto. Sceglierete i compagni di squadra di fronte al pubblico. Zack è tornato, gente. Chi affronterà Mary per ottenere il lavoro dei suoi sogni e guadagnare un salario da $250,000? Chi vincerà? Sarà John, l'executive chef della Pennsylvania? Rimarrò soltanto io qui dentro. O sarà Janelle, l'executive chef del Texas? Darò il meglio di me, voglio vincere. Tutto questo nella finale di Hell's Kitchen.